Ieri a Roma è stato presentato ufficialmente il Comitato contro il referendum del 17 aprile sull'attività estrattiva, un tema molto importante per il distretto dell'offshore Ravennate poiché riguarda la durata delle autorizzazioni già rilasciate a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti. All'incontro nella capitale ha preso parte anche una nutrita rappresentanza Ravennate, formata dal vice sindaco del comune di Ravenna Gian Antonio Mingozzi, dal consigliere regionale Gianni Bessi, da esponenti di associazioni di categorie come Assominerari e Confindustria Ravenna e da alcune aziende associate a Rocca quali Righini, Rosetti, Micoperi, Impresub e Bambini. Questo è il commento rilasciato da Gianni Bambini dopo l'incontro romano. Io faccio parte di un'azienda nata nel 62 e da allora siamo sempre cresciuti assumendo personale. In questi ultimi tempi invece la nostra azienda, come altre realtà locali, ahimè, sta lottando per evitare di lasciare a casa del personale. Trasportiamo personale in mare nelle oil company, quindi da ben 54 anni, come ho detto, noi siamo sempre cresciuti assumendo personale. Le aziende devono assumere personale, non devono lasciare a casa il personale. E quello che siamo andati a manifestare ieri a Roma è proprio per cercare di tenere questa occupazione viva, presente in Italia, che è sede di eccellenze in Italia e nel mondo, che sono cresciute a fianco al gas, perché in Italia abbiamo il 90% che è gas, quindi energia pulita, energia sicura di cui tutti ne abbiamo bisogno e non si può fare senza il gas dal 18 di aprile. Il gas è ancora elemento di transizione necessario per arrivare un domani alle rinnovabili. Ben vengono le rinnovabili, ma per arrivare a un completamento delle rinnovabili bisogna arrivarci attraverso il gas. Questo è il segnale che abbiamo dato ieri a Roma, le aziende di Ravenna che hanno voluto partecipare a questo comitato a favore delle trivellazioni per dare delle risposte ai cittadini italiani che penso che non conoscono bene l'argomento. Che i target che a mare ci circondano sono target severi, l'Italia ha dei target severissimi e per lavorare in mare bisogna essere sicuri e rispettare l'ambiente.